Sì, ho cambiato idea. La recensione dei prodotti contorno occhi e crema viso ve la registro oggi. Poi piano piano li caricherò. Ovviamente, ora che siete arrivati a questo video, avete già visto i precedenti. Quindi, video recensione, video tag, altro video di recensione. E questo è l'ultimo della serie che ho registrato in questa ora e mezza di tempo libero. Ok, in questa recensione, in questo video, vi voglio recensire questo prodotto della Omnia Botanica. È una crema contorno occhi con olio di rosa moschetta purissimo bio. Stavo strozzando. Ingredienti di origine naturale 100% da 15 ml. Allora, soffice crema specifica per la delicata zona del contorno occhi, arricchito di olio di rosa moschetta o moschita, non so. Conosciuto rimedio erboristico per attenuare le rughe e le linee di espressione. Inoltre, l'acqua distillata di rosa rende la crema particolarmente delicata. Ok, applicare sul contorno la pelle asciutta, massaggiare fino all'assorbimento. Principio attivo: olio di rosa moschetta purissimo, olio ricavato per pressatura a freddo dai semi delle bacche della rosa moschetta, una varietà di rosa che cresce spontaneamente nelle regioni delle Ande, ricco di sostanze fondamentali per il rinnovamento dei tessuti cutanei, è riconosciuto come rimedio erboristico per attenuare le rughe, le smagliature e per dare sollievo alle scottature solari. Questo non lo sapevo. L'olio di rosa moschetta utilizzato nei prodotti Omnia Botanica è un olio purissimo biologico di origine Cile, provenienza da coltivazione biologica certificata. Qualche altra information? No. Ok, allora tiriamola fuori. La confezione, la classica confezione dei contorno occhi, rosa molto carino, un bel rosa violetto, con il tappino così, con il dosatore a pressione. Questo è la crema. Questa è la crema, dove sei? Allora, sento che è abbastanza, non so se c'è effettivamente. Come profuma? Ha un profumo paradisiaco, mi piace tantissimo, di rosa proprio. Non è la stessa rosa, ad esempio, delle creme all'acqua di rosa di Roberts. Molto più intensa, mi piace tantissimo. Stavo cercando, eccola qua, la glicerina è 1, 2, 3, 4, 5 al sesto posto, ma io comunque la sento. E la glicerina ovviamente è palesemente, cioè si sente proprio al tatto. Comunque aiuta a idratare la pelle. È un prodotto che ha bisogno di qualche istante per essere assorbito, quindi io riesco a effettuare tutti i miei massaggini del contorno occhi. A volte capita che mi trucco pochi minuti dopo, a volte spesso pochi minuti dopo l'applicazione della crema, e non sempre questo lasso di tempo è sufficiente per la crema per assorbirsi del tutto. Cioè, nel senso, dopo che ho effettuato tutti i massaggi, sono convinta che la crema sia del tutto assorbita. Vado poi a truccarmi tipo 3 minuti dopo e sento la palpebra che avrebbe ancora bisogno di qualche minuto per assorbire la crema. Probabilmente il mio contorno occhi non è così disidratato perché ora io mi sono, ho messo la crema, è l'una e mezza, ho messo la crema alle 5 e mezza questa mattina e io il contorno lo sento ancora morbido e idratato, cioè la pelle se la sta assorbendo con molta calma. Non inficia la tenuta del trucco, io non sono ancora del tutto sciolta con un po' di matita che ho messo sotto e gli ombretti reggono abbastanza bene, anche se poi ho applicato anche la base, però io sento che la crema viene assorbita veramente un pochino alla volta a esigenza della pelle. Questa cosa mi piace tanto. Un'altra cosa che mi piace, come ho detto, è il profumo e la facilità di massaggio. Non mi
non è né troppo scivolosa né troppo burrosa, è il giusto equilibrio che permette i massaggi. Secondo prodotto è questa crema della Omnia Laboratories, crema viso eco biologica, idratante, equilibrante, antilucidità, idratante 24 ore, testato aloe vera, certificato ICEA 0% oli minerali, parabeni, silicone e coloranti 75 ml. Eco biocosmetico certificato, formula bilanciata giorno e notte, effetto idratante 24 ore, dermatologicamente testato, approvato dai dermatologi e cosmetologi, prodotto testato contro il nickel cobalto, stop ai test sugli animali, c'è il coniglietto che saltella tutto contento e alla seconda pelliculetta c'è un papiello esagerato, vediamo un po' che cosa. Qualcosa di interessante. L'idratazione cutanea aumenta già dopo 60 minuti dalla prima applicazione. Pelle idratata ancora dopo 24 ore dall'applicazione. Complesso idratante. La pelle è nutrita e idratata in profondità grazie a una selezione di principi funzionali tra i quali aloe vera. Oddio, non riesco a leggere. No, ma si è un po' cancellato. Laurilico può essere, non lo so, olio di borragine, vitamine E, equilibranti, idratanti, antiossidanti. Vediamo un po' qualche altra information. La pelle del viso normale e mista necessita di essere idratata e purificata ogni giorno. Va bene. Ok, da qualche consiglio ovviamente dei prodotti della linea. Da utilizzare. Allora, è una crema normale, nel senso che è una semplice crema bianca, facile da stendere, ho le mani proprio idratatissime in questo momento, ha un profumo di aloe, spiccatamente di aloe, cioè io la mattina tra la crema viso e la crema contorno occhi e la crema viso sembro un bouquet fiorito. Mi piace tantissimo, lascia anche un bel profumo nella stanza, quindi non è sgradevole. Comunque il profumo è molto persistente, dopo diverse ore io lo percepisco ancora sul viso, ma non mi dà fastidio. Si assorbe abbastanza rapidamente, la crema è già del tutto assorbita e la pelle risulta molto idratata. Per quanto riguarda la cosa che mi interessava di più, l'effetto antilucidità, perché io mi lucido spesso, sempre, testa, fronte, naso e mento. Nel senso che dopo che l'hai applicata, questo effetto antilucidità regge ancora. Regge forse per un paio d'ore, ma dopo pecca. Nel senso che inizio a lucidarmi le alette del naso, poi sento sul ponte del naso non del tutto asciutto, mi vado a toccare in fronte e no. Quindi questo effetto che io ricercavo mi ha deluso molto, però per quanto riguarda l'efficacia dell'idratazione, ho la pelle veramente idratata, ormai lo sto usando da un po' e non sento problemi di disidratazione. Oggi questa parola proprio non mi vuole uscire, considerando anche che al lavoro già hanno acceso l'aria condizionata e come ben si sa l'aria condizionata è aria secca. E va a distruggere completamente la pelle e ti disidrata proprio dall'interno. Vabbè, fortunatamente là dentro ci sono solo 4 ore e esco e vengo, mi viene ristabilito subito la mia idratazione quotidiana dall'umidità esterna. Comunque, invece, per quanto riguarda la stendibilità, i vari massaggi che riesco a fare tranquillamente, si asciuga rapidamente, quindi dopo ci si può anche toccare. È veramente ottimale. Ok, per oggi abbiamo finito. Io vi ringrazio per aver visto tutti i miei video e vi mando un bacione. Al prossimo, in gamba!